Allora, sono Giorgio Bertini, sono francescano, sono andato in Somalia quando è scoppiata la guerra e quando la presenza della Chiesa è stata totalmente distrutta in un contesto di saccheggio generale. Ho dovuto rifugiarmi in Kenya, ma dal Kenya ho continuato a servire la Somalia come amministratore apostolico. Nel 2001 il Papa Giovanni Paolo II mi ha chiesto di diventare anche vescovo di Gibuti. Siamo nel cosiddetto Corno d'Africa, credo che sia l'unico paese veramente stabile, quindi è un luogo, diciamo, sicuro, che permette alla Chiesa, presente in mezzo a una popolazione interamente musulmana, di poter svolgere una sua azione soprattutto nel campo della testimonianza umanitaria, caritativa. Le attività principali della Chiesa a Gibuti sono attraverso la Caritas Gibuti, che in questo momento si occupa soprattutto di bambini e giovani migranti, in gran parte sono etiopici, e attraverso il nostro sistema delle cosiddette scuole cattoliche e dei centri di alfabetizzazione, che in francese chiamiamo LEC, lire, écrire, compter, leggere, scrivere, contare. Vuol dire accogliere bambini, giovani, che per diversi motivi non vanno o non possono andare alla scuola pubblica, e direi in modo particolare le bambine. Ci siamo prefissi di avere almeno la metà, se non la maggioranza, di bambine, perché le bambine sono utilizzate a casa per i lavori domestici, e allora bisogna dare delle opportunità anche in situazioni dove la Chiesa è estremamente piccola, minoritaria. Ma anche in queste situazioni, se noi sappiamo lavorare con intelligenza, con umiltà, possiamo fare sempre grandi cose. Visita il nostro sito cuoreamico.org o contattaci allo 030 37 57 396.